Io ho sempre fatto il contadino, questo lavoro dei boschi con mio nipote è iniziato come per gioco e alla fine è diventato una cosa un po' più seria, un po' più fatta in un certo modo di notte che ci ha coinvolto ambedue. Per raccontare la storia di Tonino Isacco siamo venuti nelle foreste casentinesi. Questo è il santuario della Verna, perché proprio qui c'è un sentiero che adesso percorreremo con loro per trovare uno dei bellissimi alberi secolari raccontati nelle peregrinazioni notturne di nonno e nipote. Certo che ne ha fatta di neve, eh? E mi sa che ne fa ancora, perché guarda, sta cambiando. Siamo nella foresta monumentale della Verna e qui Isacco ha fotografato l'abete bianco più alto d'Italia. Qual è il territorio che avete esplorato? Noi siamo a Faenza, quindi siamo partiti dalle zone limitrofe a Faenza e poi strada facendo diciamo che abbiamo sempre dato più corpo al progetto, spostandoci sui versanti romagnoli delle foreste casentinesi fino a toccare la Toscana. E che cosa ti hanno raccontato questi alberi? Ma è stato uno scambio potente, anche perché vedere quello che stiamo vedendo oggi di notte assume un fascino potentissimo. E sicuramente ci danno una visione di quello che è, di quella che è la forza della natura, della potenza che possono avere questi luoghi. E qual è stato il valore aggiunto di fare questo percorso con tuo nonno? Ma tutto è partito perché mio nonno mi raccontò di alcuni alberi che aveva letto in un libro. Quindi diciamo che è stato uno scambio reciproco di valori, di concetti, di visioni del mondo che magari aveva lui dalla sua visione, della sua esperienza di vita e di quella che era la mia che iniziava ad approcciarmi nella fotografia, perché si parlava di 7 anni fa, quindi è stato un percorso che mi ha visto anche cambiare. A testimoniare che in natura tutto si tiene, la prefazione del libro 81 è stata fatta da Jane Goodall, la pioniera degli studi sugli scimpanzé e della loro tutela, e parte del ricavato andrà proprio al suo istituto. I giovani sono guidati ad agire concretamente per le loro comunità in progetti che attivano un cambiamento reale e concreto. Abbiamo anche ora un corso online sul programma Roots and Shoots e grazie ad 81 stiamo diffondendolo anche sempre di più.